Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek. Benvenuti ad una nuova puntata di Ricette per Vivere Bene, è tornata a trovarci Marzia Riva. Ciao! Ciao Marzia, è sempre un piacere averti nostra ospite. Grazie, sempre un piacere essere qua. La volta scorsa abbiamo fatto insieme gli auguri di Natale, avevi preparato un fantastico menù natalizio. Grazie! Oggi invece farai un menù gourmet. Abbiamo la zucca, poi abbiamo la pera, la cicoria e tante cosine. Insomma, sì. Poi ci dirai tu, entrerai più tu nel dettaglio e quindi a te la parola, annunciamo ai nostri telespettatori cosa ti vedranno cucinare oggi. Ho cercato di pensare a un menù che sia gustoso ma anche salutare e ho giocato anche qui con le consistenze, con i colori e con i sapori, per cui ho pensato di preparare un budino di barbabietola alla senape, per cui ha questo colore meraviglioso, sì, che richiama subito allegria e ha il profumo della senape al suo interno, e lo serviamo con una salsa preparata con del sedano rapa che ho fatto affumicare. Per una notte l'ho lasciato insieme al fumo proprio della affumicatura per fargli prendere questo profumo particolare, questo sapore particolare, e adesso lo frulliamo così diventa una bella salsa cremosa e poi andremo a servirlo con delle verdure invece spadellate, quindi comunque piastrate per dargli un po' più di carattere. Per cui io inizierei subito con il nostro sedano rapa, che io ho tagliato grossolanamente e poi ho sbollentato per 8-10 minuti in acqua bollente salata. Quando l'ho raffreddato l'ho messo in un contenitore, in una pentola. Io uso una padella di acciaio vecchia, anziché, sai quando si dice non si butta mai via niente, no? E, con dei legni appositamente per far aromatizzare e quindi far affumicare, ho dato primo fuoco, che è una cosa che mi piace tantissimo, e ho creato il fumo e poi ho lasciato il sedano rapa per tutta la notte coperto in modo tale che prendesse questo profumo particolare. Noi adesso lo andiamo a frullare emulsionandolo con gli oli. Scusami se ti passo. Prego. Davanti prendo un cucchiaio. E ti posso chiedere se teniamo vicino dell'acqua in modo tale che sì, ci aiutiamo per rendere la salsa bella cremosa? Guarda, quest'acqua è stata usata per cucinare, anche se in un calice di vetro, anzi di cristallo. Cosa dici, va bene? Mamma mia, che lusso! Insomma, un menù gourmet. Un menù gourmet. E ogni dettaglio va curato. Assolutamente. Mettiamo un pizzichino di sale. E poi mettiamo un misto di olio di vegetale di girasole e olio di oliva. Mm-hmm. E poi ci aiutiamo appunto. Come mai un misto di oli? Che effetto si ottiene in questo modo? Allora, perché a mio avviso l'olio di oliva, utilizzando un extravergine, andrebbe un po' a caratterizzare il sapore della preparazione, invece se andiamo a smorzarlo un pochino e lo tagliamo con l'olio vegetale, riusciamo, quindi in questo caso ho scelto il girasole che tra l'altro è abbastanza un gusto neutro, non andiamo a imporre il gusto dell'olio extravergine sulla nostra salsa, altrimenti rischiamo di far sapere tutto di olio. Una delle prime volte che facevo la maionese mi è capitato di voler usare assolutamente l'extravergine di oliva e sapeva assolutamente no, era anche un po' troppo pesante. Allora aggiungiamo un pochino di acqua, che così ci aiutiamo, perché deve essere comunque vellutata la nostra salsa. Thank you.
girandola, vedi, è diventata bella cremosa, bella vellutata. Adesso intanto la faccio rivedere. Deve avere questa consistenza, insomma. Ok. Intanto volevo anche scusarmi con i telespettatori, si sentono un po' di schiamazzi, perché qui c'è, si cucina, di là c'è un laboratorio per bambini, insomma, sento che non riescono tanto a trattenersi, no? Un luogo tutto ci fanno fare, compagnia. Assolutamente. Allora, qui adesso hai la zucca già cotta, l'hai fatta bollire? Sì, l'ho appena scottata in acqua bollente salata, adesso gli andiamo a dare una forma un po' carina e poi la andiamo a scottare in padella. Ecco, quando dici forma carina, lo anticipo ai nostri telespettatori, vedrete alla fine che sarà un bellissimo piatto proprio gourmet e che si presenta quindi con molta classe ed eleganza, perché chi conosce Marzia sa di cosa sto parlando, tra poco lo saprete tutti. Marzia, che tra l'altro pubblica tutte le sue ricette con tanto di foto sul suo blog, forse non l'abbiamo detto nei saluti iniziali, il tuo blog per chi lo vuole visitare è La Taverna degli Arna. Corretto, sì. Sì. La Taverna degli Arna, che è un luogo di incontro e di chiacchiere, ed è un luogo che amo moltissimo e a cui tengo tanto e che curo con attenzione, e dove condivido le mie ricette, che poi sono quelle che mangiamo a casa. Che poi è taverna in ogni senso, no? Per quanto ti riguarda, perché oltre al blog tu fai anche della cucina casalinga, organizzi delle cene anche, diciamo, non soltanto in casa tua, organizzi party ed eventi, sì. Hai appena avviato un nuovo ciclo di incontri, sì. Stai lavorando in particolare a questo, sei già stata da noi, come dicevo prima, tante volte, sei sempre piena di contatti, di impegni, tu, devo dire, però l'ultima volta ci avevi proprio raccontato che a inizio anno ti saresti dedicata soprattutto a questo tipo di attività. Sì, la voglia di quest'anno è proprio quella di dedicarmi tanto alla cucina e cucinare per gli altri, per cui ai corsi di cucina che continuo a fare, che sono la cosa che mi dà tanta soddisfazione perché mi permette di stare in mezzo alle persone e raccontare quello che io stessa imparo, e quindi condividere, che secondo me è un valore assoluto, la possibilità di condividere con gli altri. Ho proprio voglia di cucinare per gli altri e quindi dedicarmi maggiormente alle cene a domicilio, agli eventi, a tutta questa parte che è molto interessante e che mi permette di dare sfogo alla mia fantasia, perché posso realizzare questi piatti non solo a casa ma anche per tutti. Esatto. Beh, in realtà tu sei anche una chef di alta cucina, no? Oltre che, come dicevamo, una blogger e un'organizzatrice di eventi, e anche perché tieni corsi anche alla Gioia Academy a Milano. E poi sei anche una influencer, è il nome giusto, perché io ti seguo sul blog e sui social e ti vedo sempre di qua e di là, sei un po' come il prezzemolo. Eh sì, a quanto pare sì. Tra l'altro hai partecipato ad un ultimo evento molto interessante. Sì, è stato a novembre, a fine novembre, mi hanno chiamata per andare a raccontare la comunicazione nel cibo, ed è stato un evento molto bello, molto interessante, che mi aveva messo un po' in imbarazzo per il fatto di dover parlare davanti a un pubblico della comunicazione, perché non ho mai ragionato in termini di comunicazione in una maniera professionale, nel senso di dover spiegare agli altri come fare comunicazione, ma per me è una cosa spontanea comunicare con gli altri e prendermi cura, così come lo faccio a tavola, di quelli che sono gli amici che mi seguono sulla rete, e non solo, perché tante persone che mi seguono alla fine sono amici reali, che è una cosa bellissima. Certo.
Allora, noi prendiamo il nostro menù di oggi. Allora, la salsa l'abbiamo preparata. Sì. Il budino in realtà è già pronto, perché altrimenti con i tempi televisivi non avremmo fatto in tempo. E io ho cotto la barbabietola. Sì. Una volta che era pronta, l'ho frullata sempre in maniera vellutata, un po' come abbiamo fatto, sì, prima con il sedano rapa, per renderla una crema setosa, e l'ho insaporita con la senape. Anche in questo caso sono andata a mio gusto, per cui come quantità. Fatto a gelificarla? E poi una volta che ho insaporito, ho avuto questa crema vellutata, ho aggiunto del canten, quindi dell'agar agar. Considera che è un'alga ed è un addensante naturale. Sì. Considera di utilizzare 10 grammi di agar agar su 500 grammi di massa e otteniamo questo budino che ha una consistenza comunque cremosa, non è completamente gelatificato. L'ho lasciato riposare una giornata intera. Uh-huh. Diciamo che per arrivare alla giusta consistenza e quindi che si addensi correttamente, devi pensare di prepararlo almeno un 2-3 ore prima, in modo tale che riposa e l'alga faccia suo effetto. L'alga è un addensante, come dicevamo prima, naturale, che si attiva con il calore, per cui dobbiamo portarlo a bollore, per cui io la salsa l'ho trasferita in un pentolino, prima ho mischiato a freddo il canten e poi l'ho portato a bollore e l'ho lasciato sobbollire per 5 minuti. A quel punto si attiva e quando si raffredda otteniamo questo risultato. Sì. Io ho scelto poi di fare delle ciambelline perché erano divertenti. E... sì, sono proprio carine da vedere. Secondo me piacciono anche i bambini, fanno venire voglia anche i bambini, che magari con la rapa rossa non tutti vanno proprio d'accordo. Esatto, esatto. Invece in questo modo riusciamo a giocare anche con loro. Poi ti volevo chiedere una curiosità anche sull'ingrediente di una ricetta successiva che vedo qua, no? Che sono gli edamame, che sono questi fagioli verdi. Sì. Perché io li mangio sempre al ristorante cinese-giapponese, sì, non so, sono sempre insieme. Ma è un fagiolo di che origine? È sempre di soia. Ah, sì, okay. Sì, sì. E ha un colore meraviglioso. E sono buonissimi tra anche tutti i legumi. Così, con, sì, sì, semplicemente... Sì. Così. E io spesso quando li vedo nella cucina giapponese, anche quella cinese, hanno ancora il loro involucro, invece in questo caso, esatto, sì, il bacello, e vengono serviti così con un po' di sale, sono molto golosi, molto piacciono. Gustosi, esatto, quasi uno snack. Mm. E invece in questo caso io li ho sobbolliti, anche in questo caso li ho proprio sbollentati velocemente, anche perché sono veloci da preparare, e li utilizzeremo poi per fare un tortino un pochino diverso. Benissimo, va bene, mi sono tolta una curiosità. Intanto abbiamo messo il nostro olio a scaldare. Esatto, e deve essere bella calda la padella, perché in questo modo così andiamo a piastrare e far prendere gusto alle nostre verdure. Ti posso chiedere un piatto in modo tale che ci aiutiamo per trasferire meglio grande o piccolo? Come preferisci, grazie. Certo. Così le teniamo vicine. Allora, adesso andiamo a mettere le verdure, così sfrigolano per benino. E quindi ripetiamo la zucca. In questo caso la zucca e la rapa bianca ho utilizzato, quella dal colletto viola. E... che abbiamo forse anche qui? Sì, esatto. No, sì, quella lì. È questa? Sì, è lei. Guardate che bella verdura che c'è qua. Le ho prima sbollentate e quindi portato in ebollizione l'acqua salata. Una volta che era ebollizione le ho sbollentate, la zucca per 8 minuti, la rapa per 10-11. Sì, perché la zucca si cuoce più velocemente. Esatto, altrimenti se la lasciassimo, esatto, la lasciassimo troppo... in cottura diventa troppo morbida, e invece avevo voglia proprio di avere la consistenza comunque bella soda. A questo punto le giriamo, scusatemi se vi do le spalle. Certo, ma questa è un'operazione che va fatta così, no? Quando girate una per una in modo che si un po'... acquisiscono un po' di croccantezza, sì, esatto, dai, diciamo. Esatto, voglio dargli proprio croccantezza.
E proprio per questo motivo, dato che le stiamo comunque cuocendo ad alta temperatura e le dobbiamo proprio piastrare per dargli un bel colpo di calore, non le sto salando. In questo modo i loro succhi rimangono all'interno e riusciamo ad avere questa cottura vigorosa. Ok, quindi le andremo poi a salare all'ultimo minuto. Per oggi, intanto che accennavamo quindi al menù, c'è questo antipasto, esatto. Poi c'è un piatto unico, no? Con gli edamame, che sono questi fagioli di soia, questi legumi, quindi anche un piatto proteico. E dopo hai previsto anche un dolcetto. Sì, perché vogliamo stare leggeri, però il dolce ci sta sempre bene. Poi da golosa non posso non pensare a un dolcetto. Faccio un po' fatica a non pensare al dolcetto a fine pasto. Anche se la zucca, per esempio, con la sua dolcezza, piuttosto che la barbabietola, comunque ricordano dei gusti dolci e aiutano molto a togliere lo sfizio della dolcezza. Però ho pensato a dei piccoli muffin al cioccolato preparati con della farina di miglio. Quindi dai, per chi fosse proprio rigidamente salutista può diventare una merendina poi. Ma sì, infatti. Perché comunque magari a fine pasto il dolce non è consigliato, sicuramente non quotidianamente. Ma no, anche perché anch'io sto attenta, non mangio i dolci tutti i giorni. Adesso l'abbiamo pensato proprio perché stavamo pensando a un menù particolare, il menù particolare. Menù della domenica. Esatto, menù della festa, ci sta sempre bene il dolce. Però ovviamente può essere sicuramente la merenda dei bambini perché comunque è leggero, non contiene grassi e l'ho fatto proprio anche con questa predisposizione, con questo pensiero. Oppure appunto può essere uno snack per noi, per toglierci, o la colazione, una colazione interessante. Tra l'altro di bimbi te ne intendi, sia perché hai un bambino, un ragazzino in casa di 10 anni, fai il tuo degustatore, degusta i tuoi piatti, vero? Sì, lui fa da critico gastronomico. E un po' perché anche organizzi dei laboratori con i bambini. Sì. Mi capita a volte di organizzare. Spingo? Sì, grazie. Dopo lo utilizzeremo ancora per la pera, che volevo piastrare anche la pera. Sempre in questo antipasto? Nel piatto successivo, okay. Nel nostro tortino. Facciamo vedere come è venuta la verdura. Ecco, questa è la nostra verdura. E mi capita di giocare con i bambini, che è una cosa molto bella perché i bambini sono molto curiosi e sono molto attenti, e la cucina è un modo per insegnargli sia la stagionalità, che non è una cosa superficiale. Purtroppo la grande distribuzione sta un po' fuorviando l'educazione. Sì, certo, è vero, probabilmente se non c'è un'attenzione da parte di chi educa al riguardo, i bambini che sono abituati a vedere qualsiasi tipo di frutta tutto l'anno, esatto. Da soli non possono immaginare che invece c'è una stagionalità, come dicevi tu. A volte non danno per scontato che il broccolo sia nella confezione di plastica, non che sia nell'olio. Ma questi livelli dice addirittura. E quindi è bello poter giocare con loro, insegnargli i gusti e le stagioni delle verdure, della frutta. E poi una cosa molto divertente, soprattutto con i bimbi più piccoli, è trasmettergli l'amore per quello che si sta facendo. E quindi gli racconto sempre: ma ci manca un ingrediente, qual è l'ingrediente misterioso? E non ti dico le risate che faccio perché sono capaci di raccontare qualsiasi cosa. Sì. Sono molto divertenti i bambini, a una certa età sono fantastici, sì, hanno una fantasia sfrenata. Assolutamente, poi si perdono che l'ingrediente segreto è l'amore. Ah. Prendiamo il piatto, ti posso chiedere il piatto grande? Quello grande? Sì. Ok, guarda. Grazie, grazie mille, un assistente super. Ok, allora diciamo che noi siamo pronti per impiattare il nostro antipasto, per cui, come dicevamo prima, prendiamo la nostra crema di sedano rapa che avevamo affumicato e la mettiamo alla base del piatto. Sono proprio curiosa stavolta che opera d'arte, che quadro creerai per noi, no? Perché chi ti conosce sa bene quanto sei brava anche in questo aspetto della cucina.
diciamo che mi impegno, cerco di impegnarmi. No, sei brava, senza di metterci modestia. Tutta l'attenzione. Poi e l'amore, quell'ingrediente lì. Che... il cuore. Prendiamo il nostro tortino di barbabietola. Le nostre verdure che avevamo grigliato e che adesso andiamo a insaporire un attimino. E anche prima avevo sbollentato velocemente anche delle cimette di broccolo e un pizzico di sale dalla tua. Ecco, quindi oggi abbiamo imparato anche questa cosa, no? Mi piace anche fornire proprio dei consigli utili proprio nella cucina di tutti i giorni. Se volete che la verdura rimanga più croccante, il sale solo dopo che è stata cotta. Esatto. Altrimenti tende a rilasciare l'acqua. Esatto. Hai dato un nome a questo piatto? Mannaggia, me lo sono... non ci ho pensato. Dai, a fine puntata ci pensiamo. A volte mi capita di avere in mente un nome e poi di ragionare il piatto proprio in base al nome che ho scelto. Altre volte invece vado distinto a pensare all'abbinamento di gusti e invece il nome non glielo do. Magari mi puoi aiutare tu a pensare a un nome. Allora, poi prendiamo delle piccole cimette di broccolo. Guarda, giusto il tempo di fare questo impiattamento e poi dobbiamo salutare i nostri telespettatori per la pubblicità. Perfetto. Ma direi che ci siamo quasi, sì. Giusto? Gli ingredienti ci sono tutti. Gli ingredienti ci sono tutti. Togliamo questo, così facciamo vedere bene la nostra telecamera. Ah, e poi questo è della tocco finale. Paprika affumicata, che va a dare un piccolo... e ce la facciamo a mettere anche un po' di balsamico? Sì. Perfetto. E poi ho pensato di mettere delle piccole gocce di aceto balsamico. Che danno quel tocco di colore scuro. E anche quel gusto particolare. Sì. Che insieme alla senape e alla affumicatura mi piace tantissimo. È molto particolare, direi, molto particolare. Perché l'affumicato con l'aceto balsamico non è così scontato, o sbaglio? Probabilmente no, però è un abbinamento che a me piace tantissimo. Da vedere anche a me, poi ti dirò. Adesso lo assaggi. Ma non ho dubbi. E questo è il nostro antipasto. Guardate qua che meraviglia, bellissimo. Grazie. Grazie Marzia Riva. Ci rivediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Cucineremo ancora quindi un piatto a base di edamame, un dolcetto. Esatto. C'è ancora tanta roba tra poco. Ciao. When we're all together dancing cheek to cheek. When we're all together dancing cheek to cheek. Eccoci di nuovo qui a Ricette per Vivere Bene con Marzia Riva del blog La Taverna degli Arna. Adesso ci dedichiamo invece al tortino di edamame. Esatto, quindi siamo passati da un qualche cosa di caldo, perché anche se è servito a temperatura ambiente o comunque con le verdure appena tiepide, il calore della affumicatura un po' ci porta anche quasi davanti al camino, no? E invece adesso andiamo più verso la freschezza. Ho sbollentato delle edamame. Quando siamo in primavera piena potremmo utilizzare i piselli. Dopo Natale, quando oramai le feste sono andate, io già penso alla primavera. A me piace l'inverno, c'è chi lo detesta, chi vorrebbe vivere sempre in estate, però a me piace, ma ridotto a un po' di neve e le festività che hanno questo calore, no? Queste belle atmosfere. E quindi sì, poi però viene voglia di primavera. È giusto che ci sia
la stagione giusta nel momento giusto, anche sì. Se io sono una grande amante del caldo, delle belle giornate, di poter stare all'aperto, quindi l'inverno per me è un po' faticoso. Ma sai che comunque è anche una questione sicuramente fisica, perché d'inverno, adesso non voglio fare una lezione anche perché per carità, però la vitamina D d'inverno un po' ci manca, no? Ne facciamo scorta quando c'è il sole, durante l'estate, d'inverno viviamo con quello che abbiamo accumulato, no? Sì. Però è la vitamina del buon umore, no? Sì. E quindi insomma è normale secondo me che in generale si preferiscano le stagioni calde. Sì. Allora, torniamo nel alla nostra puntata. Io sto pulendo un l'avocado, esatto. Quindi per questo tortino utilizzi l'avocado. Esatto, utilizziamo l'avocado e questo lo spostiamo. Guarda, questo te lo butto oh, via grazie, io. Grazie, gentilissima. So che tutti gli chef come regola hanno proprio quello dell'ordine, no? Sul e della tavolo pulizia, dove cucinano. Che è una delle prime cose che bisogna imparare e che bisogna mantenere soprattutto, perché comunque la cucina è anche quello, anzi soprattutto quello. Quindi io ho scelto di mettere dell'avogado per sì. dare la cremosità che servirà al nostro tortino. Andiamo a mettere un pizzico di sale e poi mettiamo del succo di limone, semplicemente così. Abbiamo anche un sottofondo musicale. Ah, non so se gli spettatori lo sentono, no. È sempre il solito laboratorio dei bambini che c'è qua a fianco. Che però mette assolutamente buon umore. A noi ci aiuta, sì. Esatto. Cucini con la musica tu di solito, in casa? In casa sì, a casa quando sono a casa sì, quando sono invece a scuola o comunque durante i corsi tendenzialmente no. Non mi viene neanche in mente perché sono molto concentrata. Poi la gente deve ascoltarti, esatto. Beh, è diverso. Invece è quando diverso. Lo fai invece per a casa, piacere. Sì, sì, sì. Poi ti voglio chiedere una cosa, fai pure la stessa operazione. Ok, adesso lo frulliamo ma in maniera grossolana perché non voglio una purea, ok? Per cui andiamo. Ok, in questo modo. È sufficiente un tocco. Sì, proprio un tocco, giusto perché così resta ben amalgamato e riusciamo a comporre il nostro piatto. Però non desidero avere un purè come abbiamo fatto anche altre volte, se sì. ti ricordi, abbiamo sempre creato. La prima volta che sono venuta da te abbiamo fatto un formaggio di anacardi, sì. che era molto cremoso, poi a Natale avevamo fatto il patè di funghi. In quel caso è bello quando sono vellutati e belle lisce le creme. Quindi le serve creme. Un tempo leggermente maggiore di frullatura. No? Sì, di... invece in questo caso voglio proprio far sì che si assembli, ma non ho la necessità di renderlo vellutato, per cui bastano proprio due tocchi. Grazie. Senti, ma mi è venuto in mente poco fa, chiacchierando, che tu hai fatto un progetto bellissimo di cucina legato alla musica con una tua amica cantante, che salutiamo. Nicoletta Marchica. Sì, più che un progetto è stato un dono per lei, perché lei ha scritto questa canzone che secondo me è meravigliosa e che si chiama Pachamama ed è dedicata alla terra. E vuole essere un messaggio perché tutti noi dobbiamo prenderci cura della terra, dell'ambiente in cui viviamo, dobbiamo preservarlo e dobbiamo quindi stare attenti. E io ho voluto per il suo compleanno dedicare in un mio piatto le sue parole, quindi ho cercato di rendere visibile attraverso il mio piatto quello che era il suo messaggio, quello che lei voleva raccontare. Ed è stata una cosa molto bella perché comunque per me è stato molto interessante anche il lavoro di idealizzazione del piatto stesso e poi voler mandare lo stesso messaggio perché comunque anche io nel mio piccolo ho cercato di rappresentare quella che è la terra, l'ambiente in cui viviamo e che dobbiamo prendercene cura e averne a cuore e che comunque alla fine
tutto quello che ci circonda siamo noi stessi, ed è stato molto Bello, bello, bello. Chissà sì. che non si riesca a parlarne magari in una puntata dedicata a Telecolor nei Molto nostri studi. volentieri, molto Va volentieri. bene, procediamo allora con il nostro tortino. Assolutamente. Quindi prendiamo un piatto e ti chiedo sempre la Sì, cortesia, quello piccolo, medio, quello grande. grande. Andiamo in scala oggi. Grazie. E andiamo a fondamentalmente assemblare il piatto, perché così com'è il piatto è finito. Perché io avevo preparato in precedenza questo formaggio a base di yogurt, semplicemente prendendo dello yogurt al naturale di soia che ho fatto colare in un colino con una garza per una notte intera. In questo modo ho ottenuto questa crema consistente, per cui noi possiamo andarla a insaporire leggermente, giusto per renderla più sfiziosa. Tra l'altro, Con scusami, dimmi. non l'ho detto forse all'inizio che questa è una puntata gourmet con tutti ingredienti di origine vegetale, ecco, no? È una cosa che forse all'inizio non abbiamo detto. Chi ti conosce sa che tu cucini in questo modo, però è Che giusto, ecco, anche dirlo è la a cucina tutti. naturale, Cucina assolutamente, naturale, sì. sì. E poi prendiamo dell'erba cipollina e giusto per andarla a insaporire e dargli maggior gusto. Quindi insomma un piatto comunque ricco, anche questo abbastanza sostanzioso direi, no? Perché, vabbè, anzi, il più sostanzioso di questo menù, perché contiene anche tante proteine, Sì, no? Dalla assolutamente, soia dalla nello soia. yogurt alla soia dei legumi proprio, degli edamame che dicevamo prima, e poi anche l'avocado è ricco, è grasso Di soprattutto. grassi che fanno bene, che sono buoni, però sì, è bello sostanzioso. Questo è leggero perché non ti appesantisce, però è sicuramente sostanzioso. Poi ho preparato anche una salsa, quasi una marmellata di melagrana, in questo caso salata, per cui ho estratto il succo di melagrana e poi con il kudzu sono andata a ridurlo e a tirarlo in modo tale da avere una Che consistenza bella, di questo bella, bella. genere e poi anche un bellissimo colore, secondo me, che mette allegria. E poi in pandan col piatto Sì, hai precedente, ragione. che aveva queste Il belle ciambelle, queste rosso belle. in questo menù sta facendola da padrone. Quindi noi adesso andiamo a mettere un pochino di patè sulla base del piatto. Tra l'altro rosso è anche la cicoria selvatica che ho portato e che andrà. Eccola qua, sempre del tuo orticello, dell'orticello di cui ci raccontavi. Quella l'ho presa da dei contadini in montagna, che è un altro di quei luoghi che amo tantissimo e dove appena posso mi rifugio. In montagna dove vai? In Valsassina, che è proprio sopra Lecco, quindi sul lago di Como. Un luogo per me magico. Per me è veramente un luogo magico dove riesco a rilassarmi, dove riesco a Beh, la sognare. montagna È sì, un posto sicuramente, bello. sia d'inverno ma anche d'estate. Adatto molto anche ai bambini per fare delle belle passeggiate in Sì. mezzo alla natura, a contatto con la natura. Ah, Quindi mi stavo dimenticando, dobbiamo arrostire dobbiamo la arrostire nostra la nostra pera. pera. Ci stavamo dimenticando una parte fondamentale. Allora, io la pera l'avevo sbollentata velocemente prima che. Che brutta che è questa! Adesso cerchiamo di recuperarne le parti migliori. Quindi va sbollentata, Esatto, poi si fanno dei piccoli tocchetti e va. si spadella. Accendo Esatto. il fuoco Sì, intanto. grazie, ti ringrazio. Allora. Quindi per dare quel tocco di dolcezza al Sì, piatto che ha un gusto salato predominante, giusto? corretto. Allora, adesso appena si scalda l'andiamo a grigliare e poi scegliamo della bella cicoria un po' colorata.
Posso dirti, Marta, che non riesco a immaginarti nella cucina di tutti i giorni? Ma come non riesci? Perché sei così meticolosa, attenta, precisa, non avrai sempre tutto questo tempo a disposizione. Ah beh, no, però cioè, cerco pasta di... pasta in bianco mai? No, pasta in bianco non sono capace. Non sei capace. Però... diciamo che comunque dei piatti veloci li faccio anch'io, non è che riesco... Tipo, il più veloce che puoi fare? Oddio, mi metti un po' in difficoltà così su due piedi, non me ne vengo. Va bene, non bene, è vero, ti crediamo, ci crediamo. Faccio spesso la quinoa, per esempio, che mi piace tantissimo e alla fine in un quarto d'ora è pronta, quindi non... Senti, qua va bene così, non... Non deve stare sul fuoco diretto. Adesso la rimettiamo sul fuoco. Sì. Perché la padella era bella calda e quindi... Questo sta diventando un fiore, molto bello. Un minuto proprio per andare a piastrare e insaporire anche la nostra pera, e che quindi darà questo punta un po' dolce al nostro piatto. E poi lo andiamo a terminare, anche questo è concluso. Diciamo che anche questo, insomma, un hummus piuttosto che un patè del genere è veloce da portare in tavola. Dobbiamo solo avere l'accortezza magari di prepararci i legumi cotti anticipatamente, però io ho preso l'abitudine di cuocerli sempre in una quantità superiore, okay. E poi li conservo o in congelatore in modo tale da averli sempre pronti, oppure io faccio la cottura angelica, quindi all'interno già del barattolo con la loro acqua di cottura, e li conservo in questo modo. Se so che li utilizzerò velocemente, magari li tengo in un contenitore ermetico o li metto sotto vuoto, perché io ho la fortuna oppure sei organizzata di avere tanti strumenti per poter lavorare, quindi... Che fanno la differenza? Se si vuole cucinare bene, se ci si dota degli strumenti giusti, si fa la metà della fatica, hanno risultati migliori, anche soltanto la scelta della padella, no? Sì, fa la differenza. Fa la differenza, assolutamente. E quindi magari anche i cereali li cuocio il giorno prima, oppure ne faccio più riso integrale, e così lo abbiamo sì, poi pronto. Sì, quello non ha neanche poi il problema cambio. Di fermentare come la verdura, quindi no. Quello anch'io lo conservo per più giorni. Per cui sì. Poi cambio ricetta, però utilizzando magari, riutilizzando gli ingredienti. Ecco, allora questo è il tuo segreto per cucinare velocemente. Velocemente. La pasta in bianco... No, ti rifiuti. Mi rifiuto. Eppure buona anche quella, secondo sì, me. Sì, sì. Anche se tra la pasta e il riso io preferisco i cereali, quindi preferirei un riso ah, in bianco. Okay. E la cosa sfortunata è che mi capita a volte che quando vado al ristorante e chiedo il menù vegano, comunque chiedo... dico che non mangio... cibi di origine animale, tante volte mi rifilano la pasta in bianco, perché la mangio al ristorante. Ok, quindi la tovaglia te la togli al ristorante. Quindi andiamo a mettere la nostra pera, poi mettiamo un pochino della... Fatti quella salsina a base di yogurt, esatto. Che ci hai preparato prima con l'erba cipollina. Esatto, e poi andiamo a mettere anche quella di melagrana. Io intanto ti creo lo spazio per mettere anche questo piatto in modo che i nostri telespettatori lo possano vedere per bene. E così poi ci dedichiamo alla parte finale del menù di oggi. Ok, allora l'ultimo tocco di melagrana, guarda qui che bel fiore che hai creato per noi. E questo è il nostro tortino. Bellissimo, bellissimo. Grazie. Allora, ultimi minuti della nostra trasmissione per andiamo a preparare il nostro dolcetto. Cosa ti serve? Il piattino piccolo? Grazie. E qui hai già cotto i muffin, proprio esatto. Perché i tempi televisivi non permettono... Grazie. Poi ho voluto fare tante cose abbastanza raffinate, insomma, anche che richiedono un po' di più tempo. Di tempo, quindi non c'era l'alternativa. Vabbè, qui comunque il muffin. Ho fatto è un una muffin abbastanza. Sì, con della immagino. Farina di miglio e della farina integrale e semplicemente senza grassi e con pochissimi zuccheri. È già pubblicata sul tuo blog? Sì, questa ecco, la troviamo quindi già. Eventualmente se.
se volete vedere le dosi precise sulle quantità di farina, eccetera. Esatto, la si può trovare tranquillamente. Quindi andiamo, adesso ci fai vedere come andiamo a mettere guarnici. Un pochino di cacao. Mm-hmm. Ah, quindi crei lo spazio utilizzando... Ho usato un coppa pasta che ho bloccato con della carta pellicola da cucina. Sì. In modo tale da mantenere lo spazio esterno. Andiamo a mettere il nostro piccolo tortino, che un po' ricorda una stellina. Poi ho messo della panna di soia in frigorifero, il latte di soia, scusami, di cocco, in frigorifero affiora la panna con il freddo. Sì, sì. E quindi vado a mettere un pochino di questa panna proprio sopra per dargli un po' di gusto e di morbidezza. E alla fine mettiamo un lampone. Scegliamo uno un po' carino. Sono tutti giganteschi questi lamponi. Che bello, sembra una mini tortina. E magari possiamo chiuderlo con un pochino di menta. Proprio molto semplicemente. Però comunque con gusto, questo in un bel boccone. Sì. Quasi un cioccolatino. Quasi un cioccolatino, esatto. Che meraviglia, guarda, facciamo una bella carrellata sui tre piatti di questo menù gourmet invernale che Marzia Riva della Taverna degli Arna ha preparato per noi in questa puntata. Bellissimi, ricapitoliamo un attimo, quindi il nostro antipasto. Sì. Con una ciambella. Esatto, è un budino di barbabietola alla senape su una salsa di sedano rapa affumicato con della zucca e della rapa arrostita, un tortino di edamame con della cicoria selvatica, una pera grigliata, un formaggio di yogurt e una salsa alla melagrana e un piccolo tortino al cioccolato con della panna di cocco e il lampone. Meraviglioso. Grazie di cuore a Marzia Riva. È sempre un piacere essere qui con te. Seguitela sul suo blog, La Taverna degli Arna, e continuate anche a seguire Ricette per Vivere Bene. Sono ancora tanti i piatti che vogliamo cucinare per voi. Buon proseguimento di serata. Ciao, a presto. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek.